Caltanissetta celebra i 170 anni della Polizia di Stato con il libro del sostituto commissario Salvatore Falzone, il quale ha ripercorso la storia del corpo nella provincia di Caltanissetta, sottolineandone il ruolo e il legame con i cittadini. Una raccolta di documenti e fotografie a cui si mischiano gli episodi che hanno caratterizzato l'attività della polizia nella nostra città e anche in provincia, visto che oltre alla questura sono operativi i commissariati di Gela e Niscemi. Un lavoro quasi da storico, quello messo in atto da Salvatore Falzone, che ha spulciato tantissimi documenti contenuti all'interno dell'archivio di Stato e tra di essi anche un atto storico del 1860 in pieno periodo garibaldino che riporta proprio l'intestazione Questura di Caltanissetta. Il libro, dal titolo Questura di Caltanissetta, i questori autorità provinciali di pubblica sicurezza, è stato presentato nella sede della Fondazione Sicana di Via Crispi, in concomitanza con la data della nascita della polizia, l'11 luglio del 1852. L'idea del libro nasce appunto dalla voglia di valorizzare questo patrimonio storico. Poi ovviamente c'è un approfondimento, è ovvio che mi sono sostituito agli storici, non sono uno storico, l'ho fatto da appassionato, da appartenente all'amministrazione, anche perché parlando con degli storici nisseni c'era poco, veramente non c'era nulla sulla storia della polizia in città, quindi comunque è un primo lavoro che può dare luce e può farci vedere la città da un altro punto di vista. La cosa bella che io ho osservato non appena sono arrivato in questa città quasi 2 anni fa è stata proprio questa. È difficile trovare dei luoghi dove la cittadinanza riconosce la questura come un ufficio proprio, come un posto con il quale si ha un attaccamento che non è solo ovviamente quello dell'ufficio istituzionale, ma dove tanti poliziotti, tante persone, tanti cittadini hanno visto un punto di riferimento per la propria sicurezza.